Evviva, evviva, Ugo il più simpatico ed allegro re del judo. È la storia del piccolo giovane Ugo, che ha lasciato il paese ancora in tenera età, per diventare un grande campione del judo e riportare giustizia in Tokyo città. Un bravo maestro segue l'allenamento della palestra, che lo temono già, sembra beffardo ogni combattimento, ma mette a tappeto con abilità. Forza, forza, Ugo, re del judo diventerai, se tu combatterai senza paura. Forza, forza, Ugo, se con coraggio tu lotterai, il titolo vincerai ad ogni gara. Oggi tu sei piccolo, ma un grande re vedrai, cintura nera, Ugo, tu sarai. Evviva, evviva, Ugo, il più simpatico ed allegro re. Ugo, Ugo! Sveglia! Perché mi hai spaventato così? Che cosa è successo? Lo so che ti piace molto dormire, ma ci sono delle cose che devi fare. Come sei severo, zio Iago, però... Vuoi partecipare al torneo di lotta che si svolgerà al parco oppure hai cambiato idea, Ugo? Oh. Mi fa male la pancia dal ridere. Vuoi che partecipi a quel torneo? Non ci penso nemmeno. Perché? Credi sia troppo facile per te? Esattamente. Beh, allora spiegami perché cadi da un albero anche se conosci benissimo il triplo salto mortale. Su, avanti, parla. Sì, persino le scimmie che sono abituate a vivere tra gli alberi talvolta cadono. E tu sei proprio come loro. Per tua norma e regola, io non sono una scimmia. Sono contrario a partecipare a questo incontro. Uffa! Ehi, scusa, gli puoi dare un'occhiata? Per quanto? Mi allontano un momento, ma torno subito. Sei molto gentile, grazie. Farò il prima possibile, mi sbrigherò. Ciao! Spero che torni prima che arrivi l'autobus, altrimenti sarà un guaio. Come faccio? Devo andare al bagno, ma qui intorno non ne vedo neanche uno. È terribile, non ce la faccio più. Ma devo resistere. Ehi, ragazzo, cosa fai? Prendi l'autobus o no? Certo, ora salgo. Così giovane è già malato. Povero ragazzo. Hai bisogno d'aiuto? Posso darti una mano? Grazie, non mi serve niente, sono giovane e forte. Riuscirò ad arrivare, che pazienza però che ci vuole. Meglio sedersi, forse è meglio così, riposo un po'. Oh, pipì, pipì. Oh, devo fare pipì, devo fare pipì, aiuto. Oh, non ce la faccio più. Devo scendere, devo scendere, devo scendere. Oh, fermatevi, prego. Adesso ce l'ha fermata, calma. Perché non me l'ha detto prima? Non ne posso più.
Finalmente! Ehi, ehi, tu ragazzo, dov'è il pacco che ti avevo chiesto di guardare? Oh, me ne sono completamente dimenticato! Non c'è più qui! Cosa faccio ora? Sono in mezzo ai guai, c'era dentro il trofeo per la gara di lotta! Guarda, guarda che combinazione! Proprio quella che stavo andando a fare! Stupida, tu sei irresponsabile! Hai ragione, colpa mia! Cercherò di rimediare! Ti do 2 ore, ma bada che devi tornare in tempo per la premiazione, altrimenti sarà peggio per te, sono stato chiaro? E non fare scherzi perché non la dimentico la tua faccia! Non si preoccupi, signore. Mi dispiace, scusami. C'è niente nemmeno qui. Uffa, che pasticcio. Che odoraccio. Se non appazzi il pesce, perché vai a frugare dentro i secchi della spazzatura? Ma è logico, no? Devo cercare il trofeo di lotta. E là, eccolo. Fermati. Ehi, tu, fermo. Fermati. Ehi, tu. Non era questo. Ehi, non mi piace essere disturbato sul lavoro. È triste passare certi momenti nella vita. Quante volte te lo devo dire di non prendere le cose che non sono tue? Non credo ai miei occhi, quello è il trofeo, ne sono sicuro. E non c'era nessuno, mi ricorda papà. Per questo l'ho preso. Non dovevi ugualmente, anche se ti capisco. Mi dispiace, mamma. Ho paura che il padre di quel bambino sia morto. Sarebbe una cattiveria levarglielo. Non devi aver paura, tienilo pure, è tuo. Davvero? Però non perderlo. Ciao! Grazie! Spero che non ci penta di questa decisione. È stata troppo affrettata, secondo me. Non sapevo che fare. Già, ma ti sei dimenticato che quel trofeo non è tuo? Come faccio? Non hai scampo. Questa volta sei spacciato. Mi assumo tutte le responsabilità. Ne comprerò uno nuovo. Per me è proprio matto. Eccolo lì. Non è meraviglioso, miau miau. Lo vuole comprare? Costa 10.000 yen. È il più bel trofeo che abbiamo, ma ha letto male il prezzo. Uff. Meno male, ne costa 1.000. No, 100.000. Ed ora, signore e signori, assisterete a un grande incontro fra due formidabili lottatori. Eccolo! Sono qua! Finalmente, tanto che ti aspetto, e il trofeo dov'è? Eccolo, l'ho pagato 500 yen. Eccolo! Ma questo è piccolissimo! Già, ma è l'unico che potevo comprare. Non è possibile, mi serve un trofeo che figuri, non questo! Ehi, Ugo! Cosa ci fai qui? Kiku, ho perso il trofeo e così... Io ho 1.000 yen con me, sono sufficienti? Costa 100.000 yen! Cosa? 100.000? Già, e non so cosa fare. C'è una sola cosa che ti resta da fare per risolvere questo problema, ma è difficile, ti avverto. Mi dica qual è. Dovresti vincere 10 abili concorrenti. Questa sì che è un'idea. Bravo! Non mi piace molto il sumo, ma se non c'è altro da fare, pur di saldare il mio debito, mi trasformerò in un abilissimo lottatore di sumo. Sono pronto. Dove sono i miei avversari? Al lato destro Sassano e al lato sinistro Ugo Gatto. Pronti? Forza, Ugo! Metticela tutta! Via!
L'importante è credere nelle cose. Se ho battuto un orso, batterò anche te. Vai! Bravo, Ugo! Così si fa, evviva! Ne ha battuti 9, ne resta ancora uno. Finora è andato tutto bene. Se vinco anche questo, ho vinto. Si sente troppo forte. Pronti? Sembra un tipo facile, lo batterò in pochi minuti. Prepararsi al combattimento. A voi! Oh no, Ugo, cosa fanno? Ho perso la gara, ho perso! Hai visto, Ugo? Ti sei vantato troppo. Ora sei come una scimmia che è caduta dall'albero. Oh, avevi ragione tu. Non solo ho perso il torneo, ma devo anche ripagare il trofeo e non ho soldi. I debiti si pagano. Quanto costa? 100.000 yen, papà. Eh? 100.000 yen? Ma è pazzesco. Costa veramente troppo. Oh, già. Non devi preoccuparti più, perché il trofeo è qui, sano e salvo. Eccolo qui. Oh, che bello rivederti. Sono tornato per darti questo. In fondo non è importante tenerlo dentro casa. Per questo ha pensato di restituirvelo. Grazie. Non avevo mai pensato che quando cade una scimmia salta fuori un regalo del genere. E non chiamarmi scimmia, lo sai che non lo sopporto. Ma perché? È vero, guardati, sei tutto rosso, lo sembri davvero. Anche le scimmie hanno un fascino. Certo, l'ho ricevuta. Eccola qui. Ti ha chiesto di insegnargli il judo, non è vero? Già, sembra proprio che stia diventando internazionale. Per questo motivo abbiamo pensato di fare una federazione di lotta e judo. È interessante. Vorrei sapere se anche tu vuoi essere dei nostri. Mi sembri all'altezza della situazione. Mi sembra un'ottima idea. Perché non gli dai una mano, Ugo? Non ci ho ancora pensato. Ma tutto sommato potrebbe essere una bella esperienza. Vengo anch'io. Gli stranieri sono più grossi e più alti di noi. E insegnare a loro il judo sarà interessante. Allora? Accetto. Ugo, tu parli una lingua straniera? Per niente. Ma lui sì, quindi non ci dobbiamo preoccupare. Eppure sono convinto che bisogna sapere almeno l'inglese per non trovarsi male. Shh, non urlare, non è il caso di farsi sentire. Il gatto ha ragione, è necessario che tu impari almeno quello. No, preferirei di no. Cane si dice dog. Casa, house. Giardino, garden. Macchina, car. Adesso ripeti con me, Ugo, avanti, ripeti. Ehi, non credevo che fossi così bravo. Devi stare più attento, Ugo, ad ascoltare bene. Ok. Senti, questa come si chiama in inglese? Ecco, la traduzione esatta è... vediamo un po'. Ma certo, la cosa migliore è chiamarlo Big Mutanda! Sì, mi piace, d'ora in poi la chiamerò così, Big Mutanda! Sinceramente preferisco il giapponese, è più semplice. Sono d'accordo con te. Ad ogni modo ci sarà un interprete per tutti. Buongiorno. Signor Robert, dov'è l'interprete che ci deve seguire dappertutto? Io non vedo nessuno qui intorno. Oh, interprete. Sì, l'interprete, yes. Non lo so. Yes. Come facciamo allora? Che importa? Tanto farai tu da traduttore. Non è possibile, mi spiace, Ugo. Ho detto una grossa bugia. So solo qualche parola di inglese, io, ecco. Lo sapevo che ero un imbroglione. Io non capisco. Accidenti agli stranieri, è inutile che mi mostri quella faccia larga con lo sguardo sorridente. Non ci capiamo. Sei in Giappone, devi parlare la nostra lingua. Possiamo divertirci un pochino, sì. Tanto non ci capisce. Dimmi quello che vuoi. Abbasso la regina Elisabetta. Ma
Perché cosa le ha fatto di male? È una brava donna! Eh? Oh. Oh. Ma capisce benissimo la nostra lingua! Non le chiedo scusa, sì, non scusi, volevo, scusi, sa. Scusi. Ma no, la humor inglese serve molto in queste occasioni! Le presento mia moglie e mio figlio! Molto piacere! Good morning! Il piacere è tutto mio, mi chiamo Kuruma. Il mio nome invece è Ugo Gatto, piacere. What did you say? Oh, wonderful, che bel nome, mio caro. Mi piace moltissimo, Ugo Cat. Ma che cosa ha detto? Resisti, Ugo, si sa che gli inglesi sono strani. Però ha storpiato il mio onorabile nome. Devi solo avere un po' di pazienza. Mi dispiace, Mr. Ugo, ma mia moglie sta facendo un corso accelerato di giapponese, quindi cercate di scusarla se non riesce a pronunciarlo bene. Oh, sì, capisco. Vorrei non essere mai venuto qui, miau. A tu lo dici. Molto bene, prima delle tecniche di judo vere e proprie faremo alcuni esercizi di riscaldamento muscolare. Ok, capo, ottima idea! Bisogna cominciare a muoversi lentamente se non si vogliono prendere gli strappi. D'accordo. Ugo, tu mi darai il ritmo da seguire. Certo, maestro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Seguitemi tutti, è facile. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ora le mostro un tipo di presa. Giù. Ragazzi, volete un drink? Riposatevi un po'. Oh sì, non c'è niente di più piacevole dopo un allenamento. Dovrebbe essere sempre così. Questa sì che si chiama vita. Ci manca solo il bagno. Là, ora te lo mostro. Oh, grazie. Oh, andiamo, non fare complimenti. Comportati come se fossi a casa tua. L'unico problema è che non sono mai stato nel bagno di una villa così ricca. Sai, non vorrei trovarmi a disagio. Non ti preoccupare, andrò avanti io, così ti dirò com'è. Mike, che classe fai? Sei molto alto tu. Ho finito quest'anno la terza. La terza media? Allora sei grande. No, la terza elementare. Cosa? Ma allora tu sei più piccolo di me, com'è possibile? Questo è il bagno. Grazie, grazie. Quando avete finito, venite, io vi aspetto in sala da pranzo. Sì, sì. E questo sarebbe un bagno. Certamente. È bello, però dov'è il gabinetto? Fammi pensare. È incredibile, non c'ho. Guarda, forse è quello lì. Oh. Non ti sembra un po' strano? Capisco che siano un po' eccentrici, ma così è eccessivo. Prova a sederti. Non credo che sia così scomodo. Sei troppo corto. Ai, ai, ai. Non sai fare nemmeno la pipì, ci sei caduto dentro. Come faccio? Devo fare la pipì, devo fare la pipì. Oioioioioi, come faccio? Torna indietro, Ugo, devi mai andare. Ugo, Ugo. Mr. Jean, cosa succede a Ugo? Perché non viene? Sono passati solo 20 minuti, aspettiamo un po'. Oh, eccoci finalmente, stavamo in ansia per te. Siediti con noi, caro. Eccomi qui, scusate il ritardo. Accomodati. Grazie. Quante cose buone. La zuppa di riso è la mia passione. Voglio mangiare tutto, non lascerò niente. Questo è solo l'antipasto. Buon appetito, mio miau. Prima di mangiare, noi siamo abituati a farci una doccia. Volete farci compagnia? È un'ottima norma igienica. Perché non la fate insieme a noi, Mr. Jean? Oh, io la faccio più tardi da solo. Vai tu, Ugo. Oh, no, vada lei per primo. Non mi permetterei mai. Ti mostrerò io dove la doccia. Non sarà complicato come prima. E qua, prego. Ma siamo nello stesso posto di prima. Che pasticcio!
chissà qual è il bagno. Boh, vediamo se qui. Ehi, Ugo, l'ho trovata! È così strana, sarà questa? Certamente, lo sai che sono un po' eccentrici. Mi ricorda qualcosa che ho visto in un film straniero, però era più grande ora che ci penso. Eureka! C'è già l'acqua per il bagno! Che fredda però! Mi è venuta un'idea. Qui c'è una pompa, potremmo metterci l'acqua calda. Mi stupisci, miau miau, non credevo che fossi così in gamba. Sei più bravo di me, non l'avrei mai creduto. Così. Oh, sì, adesso è tiepida, va proprio bene per fare il bagno. E voilà! Che meraviglia, questa sì che vita, non c'è niente di meglio. Mi trovo proprio bene con gli inglesi. Ugo se la prende molto comoda, mi sembra. Forse sta ancora facendo il bagno. Forse gli piace stare nell'acqua e non ha tutti i torti. Capisco, ma è passato molto tempo e non vorrei che gli fosse successo qualcosa. Vado a vedere, scusatemi, vi prego, scusatemi. Posso entrare? E sei ancora in bagno, Ugo, Ugo? Sì, dove sei? Caldo e confortevole, sono qui. Che strano, eppure ho sentito la sua voce. Ugo? Ugo, dove sei? A che punto siamo? Possiamo finalmente mangiare? Che scoperta eccezionale! Questo bagno è fantastico! Ugo, ma cosa ti è saltato in mente? Me l'avete detto voi di fare il bagno! Certo, ma avresti dovuto farlo nella vasca e non dentro il gabinetto! Quante storie, lo so. Il gabinetto! Cosa succede? Il pranzo è ormai freddo! Dov'è Ugo? Non ha ancora finito di lavarsi? Bravo, Ugo! Fai bene a rispettare tradizione giapponese! Oh, Mr. Jin, lei è giapponese! Ma perché non indossa anche lei le mutande tradizionali come Ugo? Forse non ha sufficiente amore per il suo paese? Il perizoma è il simbolo dell'antico Giappone! Io sono qui per imparare da un giapponese autentico, non da lei! Quindi d'ora in poi sarà Ugo ad insegnarmi il vero spirito delle arti marziali! Capito? Sentito? Il tuo spirito giapponese non vale una cicca! Sembra strano, ma quelle mutande ti portano fortuna! Evviva, evviva, Ugo il più simpatico ed allegro re del giugno! Hey! Questa è la storia del piccolo giovane Ugo che ha lasciato il paese ancora in tenera età per diventare un grande campione del judo e riportare giustizia in Tokyo città. Un bravo maestro segue l'allenamento nella palestra che non temono già, sembra beffardo ogni combattimento, ma mette a tappeto poi tutti con abilità. Forza, forza, Ugo, re del judo diventerai, se tu combatterai senza paura. Forza, forza, Ugo, se con coraggio tu lotterai, il titolo vincerai ad ogni gara.